Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, io sono Giulia. In questo Focus Previdenza parliamo dell'agevolazione prima casa Under 36. Si tratta di un'agevolazione fiscale riconosciuta ai giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età, che comprano casa per la prima volta nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 e che hanno un indicatore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i giovani possono beneficiare anche di un credito di imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta al venditore. Questo credito, a scelta del beneficiario, può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell'acquisto agevolato, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure ancora in compensazione tramite modello F24. Se il contribuente sceglie di utilizzare il credito in diminuzione delle imposte risultanti dal 7/30/2022, potrà indicare l'importo del credito maturato nel corso del 2022 fino alla data di presentazione del modello nella colonna 2 del rigo G8 o, nel caso presentasse il modello redditi persone fisiche, nella colonna 2 del rigo CR13. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione L'Agenzia Informa, è comunque possibile consultare tutte le informazioni sull'agevolazione prima casa. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.